Stasera andiamo a tastare un vino rosso di Trader Joe's. È un Cabernet Sauvignon 2017 California del Bronco Wine Company. Napa Valley, roba grossa qua. Ehi, vediamo se sia ancora buona a stappare le bottiglie. Certo. Ah, il vino, il tappo. Ahia, il No, tappo no, cede? no, no, No. c'è. Dai, tira su. Tac. Nasa. Annusa. Nessun problema, nessun odore. No, no, secondo me è buona. E da bravi veneti che mi pare c'è anche al cotto. A stomaco vuoto. Sera polpette. Polenta. E gotto di vin moro. Eccolo qua, il gotto di vin moro, andiamo all'assaggio. Lei vuoi polenta? Un pochettino di mal di gola, fa venire. Un po' di rosì. Proviamo. Sì, dai. Beh, dai, scaldiamo anche un po' di pane, che non si sa mai. Pan con l'aglio, pane con l'aglio. Mettiamo in microonde e facciamo un veloce reheat. Ecco qua, andiamo a tirar fuori il pane. Pan con l'aglio, aspetta che lo palpono. Sì, bello morbido. Portiamo in tavola il pane con l'aglio per ammortizzare il vino. Andiamo ad aprire il pane con l'aglio, sempre preso da Quanto l'hai Trader spezzato? Joe. Tanto, deve essere molo, guarda, No! guarda. Dunque, poi il punaco gli dì. È bella la consistenza. Adesso ne prendo un pezzo. Andiamo a vedere la consistenza interna delle polpette. Non so se le pelete parte. Aspetta che tocco il coltello, no, no, guarda, belle, belle. E qua la polenta da bravo Veneto Polenton. Assaggiamo la polenta. Buona. Vai con la polpetta. Molto meglio dell'altra volta. Andiamo all'assaggio del pane con l'aglio. È diventato chewing gum. Non c'è tanto da roba. Vabbè. Alla fine. Ho trovato come fare col pan con l'aglio per dargli gusto e fare in modo che il vin venga buono. Alla vecchia maniera lo intingo nel vino, tipo pan biscotto. Andiamo ancora all'assaggio. Sì, dai. E liga un pochettino, un po' di rosolì, ma comunque dai, è il vaso. Bottiglia da 8 dollari, non si può pretendere di più. Alla prossima.